pomeriggio ragazzi, siamo qua alla pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo. Siamo qua alla fine del sesto round del campionato Kart Sport Circuit. E diciamo che è stata una giornata molto dura, soprattutto per il caldo, ma anche per la prestazione che non è stata quella che speravo, nel senso che soprattutto durante gara 1 abbiamo avuto dei problemi grossi al kart, che però abbiamo risolto per gara 2. Allora, partiamo dall'inizio. Questa, come la maggior parte di quelle che delle piste che ci sono a calendario, la vedo per la prima volta. E comunque ci siamo qualificati in settima posizione. E però nonostante questo siamo partiti bene per gara 1. Partiamo bene, tenevamo il passo abbastanza in linea con gli altri. Però dopo 4-5 giri di gara inizio a sentir vibrare durante soprattutto le curve a destra. Provo a fare altri 5 giri, però mi sono dovuto fermare perché il kart dopo un po' era inguidabile, cioè vibrava troppo nelle curve a destra. Ci siamo fermati e abbiamo scoperto che durante le curve a destra saltava la catena e quasi saltato giù dal pignone. E niente, ci siamo dovuti partire in ultima posizione in gara 2. Però comunque tutto sommato in gara 2 la situazione è leggermente migliorata, nel senso che comunque sì, abbiamo conquistato un sesto posto che non è male. Allora, intanto voglio ringraziare comunque gli sponsor Evotech ed Evomech, che mi hanno dato la possibilità comunque di essere qua, la scuderia ABS Sport, e volevo fare un saluto anche agli amici di Andare a Pesca con un Audi R18 che mi fanno comunque compagnia sia sul casco che sul muso del kart. Vi do appuntamento alla prossima gara, che è a Ottoviano, stavolta però sarà di sabato e in notturna, quindi sarà molto anche lì molto divertente. E niente, ci vediamo per la prossima gara tra 2 settimane.